Siamo qui in questa bellissima chiesa per dare inizio ad una serie di riunioni, di incontri per la preparazione del sinodo che si svolgerà in tutto il mondo e quindi anche nelle nostre diocesi. Ed è molto importante comprendere che cosa è un sinodo, cosa comporta, quali trasformazioni, quali cambiamenti di visione, di mentalità, quali forme di compartecipazione alla crescita, al benessere della Chiesa, alla diffusione della fede. E in modo particolare questa sera cominciamo con un tema molto importante e delicato. Il tema è quello del rapporto o del contrasto che c'è tra il conflitto e la unità, tra conflitto e servizio, proprio perché i conflitti si oppongono in qualche modo all'unità della Chiesa e alla capacità di un servizio semplice, umile al popolo di Dio e al mondo, quando non riusciamo a collaborare, a condividere, a dialogare insieme, a comprenderci. Quando ci manca cioè la volontà di quello che il Papa chiede, l'unità della Chiesa, perché l'unità, per citare la enciclica prima del Papa, l'unità è superiore ad ogni divisione. E quindi vedremo come passare dal conflitto all'accordo, dal conflitto al servizio. Questo è quello che tenteremo di fare stasera.